Il suo corpo è stato trovato riverso a terra, in un lago di sangue, a pochi passi dal letto della sua abitazione. Una morte che ha lasciato sconvolti i cittadini di Casale sul Sile, comune italiano di 13.000 abitanti della provincia di Treviso in Veneto. L'uomo, 47 anni, è stato rinvenuto con un profondo taglio sul volto, causato forse da una caduta a terra. Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì, poco dopo le 18.30, all'interno di un'abitazione di Piazza degli Alpini. Mirko Martoni, operaio di 47 anni e dipendente della Limpa, azienda specializzata nelle lavorazioni plastiche, è stato trovato morto dal fratello, allarmato perché da 24 ore non riusciva a contattarlo. I medici del SUEM 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo. Martoni, malato di cuore e da altre patologie, sarebbe stato vittima di un incidente domestico, ma per ora i carabinieri di Treviso, coordinati dal comandante Stefano Mazzanti, non tralasciano nessuna pista come quella dell'emorragia causata da un malore. Esclusa del tutto l'aggressione di ignoti, l'appartamento era in ordine, e su porte e finestre non è stato trovato alcun segno di effrazione. Il 47enne viveva da solo dopo essersi separato dalla compagna con cui ha avuto un figlio di 13 anni, un ragazzo che proprio oggi, 8 dicembre, compie 13 anni. Solo pochi giorni fa un ragazzo di 20 anni è stato trovato senza vita ieri, mercoledì 5 dicembre, nel proprio letto. A fare la scoperta la madre. È successo a Monreale, in provincia di Palermo. Il PM ha disposto l'autopsia ed è stata aperta un'inchiesta della magistratura sul decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, chiamati dalla madre, che hanno cercato di rianimare il giovane, e successivamente i carabinieri, e il medico legale. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. Secondo una prima ipotesi, all'origine del decesso, potrebbe esserci un malore improvviso. Il personale del 118 giunto sul posto ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Monreale e il medico legale. Da chiarire cosa abbia provocato l'arresto cardiaco del giovane, se una patologia a lui sconosciuta o altro. A fugare i dubbi, oltre alla ricostruzione delle ultime ore del ventenne, potrebbe essere l'autopsia disposta presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico,